Il sorriso dopo la vittoria è sempre lo stesso, dai trionfi in campo all'abbraccio con la giovane nazionale di Poste Italiane. Per Angelo Di Livio, allenatore, la soddisfazione più grande adesso è regalare immagini come queste. Tutti uniti allo stadio Tre Fontane di Roma per celebrare il successo nel triangolare contro la S. Lewis, la squadra dell'Università Luis Guido Carli e il team della Bologna Business School, ma soprattutto la giornata mondiale delle capacità dei giovani, dove senso di appartenenza e spirito di squadra rappresentano i valori di Poste Italiane con una storica vocazione di azienda socialmente responsabile. Sport è cultura e quindi noi siamo molto contenti oggi di ripartire dopo 2 anni in cui la nostra nazionale era rimasta in panchina. Era una bellissima iniziativa che era partita prima della pandemia. Riparte oggi con un bel triangolare con la Luis e con la Bologna Business School, quindi l'alma mater. Contenti di avere un folto pubblico di interessati, magari un po' di dipendenti, ma anche un po' di parenti, un po' di amici, quindi una bella atmosfera. Qui ci sono la nostra nazionale, quindi c'era il presidente della FIGC, gli abbiamo presentato timidamente la nazionale di Poste. C'è stato tutto un lungo processo di selezione, alla fine il mister Di Livio ha fatto proprio dei provini e ha selezionato quelli che oggi vedete in campo. Quindi insomma partiamo da una base ampia e in cima alla piramide ci sono questi ragazzi qua che ci rappresentano più che degnamente. Presente all'evento per diffondere il messaggio sul ruolo dello sport e della cultura, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, una visita ricca di significati per il calore nell'accoglienza e per tutto il movimento del calcio italiano. L'occasione giusta anche per ricevere la nuova divisa gialloblu con il logo dei 160 anni di Poste Italiane che ricorre proprio quest'anno. Una giornata importante perché è un binomio sul quale noi lavoriamo moltissimo, il binomio sport e cultura, il mondo del lavoro, quindi un nostro partner storico come Poste Italiane che attraverso una progettualità intuitiva riesce a coltivare, a sviluppare continuamente questo binomio è motivo di orgoglio per Poste Italiane, lo è per noi che siamo partner storici all'interno delle nostre nazionali, lo è per il nostro paese, lo è per tanti giovani. Motivo di orgoglio sottolineato dalle parole del condirettore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, con un termine, ripartenza, che assume oggi un valore ancora più grande. Noi siamo contenti di questa giornata perché innanzitutto rappresenta la ripartenza, l'ulteriore elemento di ripartenza del sistema paese, perché noi abbiamo creato questa nazionale di Poste qualche anno fa, prima della pandemia, proprio con lo spirito di aggregare, fare gruppo, creare uno spirito di squadra. Poi la pandemia ci ha fermati, oggi ripartiamo alla grande perché è un triangolare che coinvolge il mondo universitario, quindi che è l'architrave del nostro paese, del futuro del nostro paese. Abbiamo preso Di Livio che è un professionista di altissimo livello e poi incarna proprio lo spirito di Poste Italiane, e quindi Angelo Di Livio ha fatto una selezione molto attenta, oculata, e i risultati si vedono. 2 vittorie, tanta soddisfazione e il derby con un amico di sempre, Guglielmo Stendardo, stavolta sulla panchina degli avversari. Agonismo e tecnica, un altro binomio per celebrare i veri valori dello sport. Il messaggio è quello giusto, la gente ha risposto, noi ci siamo divertiti con la giusta competizione, perché poi quando uno gioca vuole vincere contro un gran bel avversario allenato molto bene da un collega e da un amico come Stendardo, e quindi è stata una bella finale combattuta, anche con qualche entrata di un po' troppo rischiosa, però ci può stare, dai, bene, siamo molto felici. Sono 2 giorni che siamo insieme, questa è la prima volta, il primo stage, il primo torneo che facciamo. Devo dire che sono meravigliato perché non mi aspettavo già questo livello collettivo di squadra. E vuol dire che siamo sulla buona strada, sono molto contento, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno battuto una squadra secondo me fortissima e molto più giovane.